Francesco Iovine ci presenterà Mobile Security. Ah, buongiorno, innanzitutto. Mi presento anche da solo, mi chiamo Francesco Iovine, sono ingegnere informatico e mi occupo di realizzazione di soluzioni di mobile banking. Sono qui quanto 2 anni fa sono venuto a questa conferenza. E mi è piaciuto molto. Alzo un po' il volume. Sì. Okay. Grazie. Scusa. Mi è piaciuto molto questa conferenza 2 anni fa quando sono venuto, perché mi occupo anche di web e di agile. Ed è stato molto stimolante sia per i talk sia per le persone che ho incontrato. Ho avuto l'opportunità poi di tenere delle lezioni universitarie sul tema della sicurezza, occupandomi di soluzioni di mobile banking. Mi è stata l'opportunità di lavorare a stretto contatto con le banche, lavorando a stretto contatto con le banche mi è stata data l'opportunità di effettuare delle lezioni. Quindi ho detto portiamo anche una parte delle lezioni che ho ottenuto a Better Software, cercando di condividere quella che è la mia esperienza sul campo e l'input che ho ricevuto anche da altre persone. Vuoi sapere chi di voi si occupa di sviluppo di applicazioni mobile? Ok? Invece chi si occupa proprio di sicurezza? Ok, me l'aspettavo insomma. D'accordo. Sviluppo web penso ce ne siano, ok. L'area di Firenze poi è eccellente. Ok. Cominciamo con alcune notizie recenti sul tema della sicurezza su mobile. A lui è Matt Onan, scrive per Wired. Il 6 agosto ha scritto un articolo, non so chi ne ha già sentito parlare. Ok, uno, due, sempre voi due, cioè non sai. Che sostanzialmente il 6 agosto lui scrive che hanno violato la sua identità digitale, sostanzialmente hanno cancellato un gruppo di hacker, hanno cancellato tutti i dati dal suo iPhone, dal suo iPad, dal suo MacBook, hanno cancellato il suo account Google e poi si sono pavoneggiati su Twitter dell'attacco, insomma. Ora, Matt è riuscito a contattare questi hacker. Sostanzialmente gli ha chiesto un'intervista, sostanzialmente, quindi ha fatto un'intervista con loro e l'ha riportata quindi su Wired. Quello che è emerso è che non hanno usato attacchi di brute force, oppure hanno indovinato le password con metodi alternativi, ma hanno portato avanti l'attacco interamente via telefono, chiamando i customer support e call center di, in particolare di Apple e di Amazon. Ora, come è potuto succedere questo? È abbastanza lungo, cerco di sintetizzarlo, poi magari possiamo approfondirlo più avanti. Sostanzialmente Apple, per effettuare il recovery della password di accesso agli account me.com, ha bisogno di due informazioni, un indirizzo di fatturazione e le ultime 4 cifre della carta di credito. L'indirizzo di fatturazione è banalmente recuperabile facendo uno quiz sul dominio personale di Matt, quindi è stata un'informazione che hanno recuperato facilmente. Per le ultime 4 cifre della carta di credito hanno chiamato Amazon, spacciandosi per Matt. Ha detto: sono Matt, vorrei aggiungere una carta di credito. Amazon dice: certo, prego, aggiungi una carta di credito. Poi hanno richiamato Amazon e hanno detto: guarda, ho perso il mio account. E Amazon, e fornendo poi la carta di credito precedentemente inserita. Quindi hanno ottenuto il fatto di aggiungere un account, un'email all'account Amazon, entrando quindi dentro Amazon, prendendo quello che gli interessava, le ultime 4 cifre di carta di credito, chiamando Apple, sempre spacciandosi per Matt.
ottenendo quindi accesso a Apple. Cosa particolare, l'account Apple era l'account di recovery dell'account Google. L'email di Google è utilizzata per Twitter. Controllo completo della vita digitale di un uomo. È stata qualcosa che mi ha colpito molto come tipo di attacco e voglio riportare qua. Sostanzialmente gli hacker cosa hanno fatto? Poi hanno chiamato Apple Care e hanno fatto, detto mi hanno rubato i dispositivi e hanno fatto cancellare tutti i dati. E poi ci sono degli articoli successivi di Matt che sostanzialmente va a cercare di riprendere i dati dal computer tramite proprio recupero fisico dall'hard disk. Altra notizia recente del 23 agosto è un paper uscito sul un paper pubblicato dal National Institute of Standards and Technology in cui spiega il suo ruolo nella mobile security. Quello che l'istituto nel paper sostanzialmente spiega il lavoro dell'istituto nella mobile technology, istituto che è molto attento alla sicurezza su mobile, in particolare ha pubblicato delle linee guida sul telelavoro e sulla sicurezza dei dispositivi aziendali, quindi in quel senso. Ma c'è anche uno studio molto interessante sul testing di applicazioni Android di terze parti. È molto interessante che enti governativi portino avanti ricerche di questo tipo su un tema che, come vedremo, non sembra, ma è particolarmente nuovo. Questa è una bomba, chi la conosce? Ah, nuovo, ok. Recentissimo, 4 settembre, un gruppo di hacker che si fa chiamare Anonymous pubblica 1 milione di Apple ID su un sito. Vabbè, chi se ne frega, no? Perché. Cosa vuol dire? Poi in realtà è qualcosa di preoccupante, in quanto da una ricerca che è stata fatta sulle applicazioni di social gaming emerge che la maggior parte delle applicazioni analizzate sulla maggior parte delle applicazioni analizzate è possibile accedere e quindi ottenere informazioni riservate semplicemente utilizzando l'Apple ID, sarebbe l'UID. Inoltre è emerso che è possibile tramite queste applicazioni di social gaming prendere il controllo degli account Facebook e Twitter collegati. E la maggior parte, non soltanto applicazioni di social gaming, per questioni di esperienza utente, come vedremo, basano i loro meccanismi di autenticazione soltanto su questo parametro. Quindi è qualcosa di molto grave che è successo e tra l'altro questi Apple ID non sono informazioni private, perché la maggior parte delle applicazioni le invia in HTTP non criptato, ad esempio per caricare dei siti web. Anonymous diceva, li ho presi da un laptop di un dipendente dell'FBI. Si è dimostrato, forse, essere falso, in quanto da una ricerca poi che è stata portata avanti da esperti di sicurezza americani, è emerso che questi siti sono stati presi per lo più, questi siti appartenevano per lo più a un'applicazione che salvava e usava questi ID dei propri utenti associandoli a informazioni personali. Ora, queste sono finite, quindi il TG è finito, nel senso basta notizie negative, quindi niente paura, mettiamo un po' di ordine in
cominceremo quindi a parlare dei beni da proteggere nella sicurezza su mobile. Parleremo di minacce. Analizzeremo quindi i rischi collegati prettamente a mobile e quindi i controlli da effettuare per cercare di rimediare o di attenuare questi rischi. Quindi parliamo dei beni da proteggere. Ora, il DB, il database, è come fonte di informazione, è il bene da proteggere per eccellenza. Come vedremo, la parte server è fondamentale ancora quando si parla di mobile. Il codice è un bene da proteggere. Può sembrare strano magari per chi viene da programmazione server side, Java o altro. Il codice è un bene da proteggere in quanto un dispositivo mobile può essere perso o rubato con molta più facilità e il codice non è al sicuro di un'infrastruttura server, ma è sul dispositivo e può contenere e contiene, nella maggior parte dei casi, informazioni ritenute sensibili, come ad esempio password, okay, ma anche credenziali di accesso per API private o, cosa abbastanza sottile, logica di funzionamento di applicativa o di servizi che si vuole tenere privata per evitare attacchi, per evitare di raccogliere informazioni per effettuare attacchi di altro tipo. Il dispositivo è considerato nel mobile un bene da proteggere. Qui qualcuno ha perso il suo iPhone, ha detto: ho perso l'iPhone, me ne compro uno nuovo. Ha perso l'iPhone, ha perso i suoi dati personali all'interno dell'iPhone, ha perso tutte le informazioni utili, necessarie per autenticarsi ai servizi che utilizzava, come il device ID. Non dimentichiamoci dei soldi, cosa intendo per soldi? Un dispositivo, se è uno smartphone, per soldi intendo credito telefonico, quindi è possibile rubare del credito telefonico da un dispositivo. Se non è uno smartphone in generale, è possibile, intendo soldi delle carte, quindi credito vero. I recenti dispositivi Android utilizzano NFC più Google Wallet per implementare il mobile payment. Questo rende il dispositivo molto simile a quello che è un portafoglio, magari senza contanti ma con le carte dentro. Vediamo ora le minacce. Ok. Questo è un metodo classico per categorizzare le minacce, secondo me si applica anche su mobile. Vediamo cosa si intende per esempio con spoofing. Per spoofing si intende la possibilità di utilizzare le credenziali di qualcun altro, semplicemente legato al controllo di autenticazione. Per tampering si intende la possibilità di accedere a dati persistenti, ad esempio su un DB con una SQL injection, oppure anche accedere a dati che transitano su una rete. Quindi, ad esempio, il più famoso di questi è un attacco di Woman in the Middle su una rete di Wi-Fi aperta. Repudiation è un po' più sottile, cioè è la possibilità di un sistema che dà un attaccante nel effettuare delle operazioni illecite senza che il sistema ne tenga traccia. Quindi, ad esempio, senza che il sistema loghi quello che viene effettuato. Information disclosure si intende l'accesso a risorse, accesso in lettura a risorse private, sensibili. Il denial of service è un po' più famoso. Il denial of service è quando ti buttano giù un web server, no? Quindi si può definire come la possibilità di negare l'accesso ad enti validi.
l'elevation of privilege è la possibilità di un utente di ottenere privilegi e accesso a risorse non consentite. Questo è importante per inquadrare, diciamo, i vari tipi di minacce che possono essere e che possono arrivare da diversi punti. Ora, gli attacchi arrivano soprattutto da chi ha accesso al dispositivo dell'utente o comunque che conosce i dati che prende informazioni sui dati che passano sulla rete con cui l'utente si collega a un determinato servizio, può essere una rete privata, una wifi o qualunque cosa. Gli attacchi arrivano anche da chi conosce come funziona il sistema, da chi conosce le logiche di funzionamento della web application. In figura sembra che lui è interno, che lavora in un dipendente aziendale, in realtà queste informazioni possono essere prese anche con un attacco che passa attraverso il firewall. Gli attacchi vengono anche da chi conosce come funziona il backend, quindi anche la struttura del DB, e sono tutte informazioni utili per effettuare poi un attacco. Qui ci sono i desktop e i server, perché in realtà la figura si riferisce a attacchi lato server. Okay. Mobile, ora parliamo di mobile. Non è difficile convincersi che quando si parla di mobile la questione è un po' più complessa, soprattutto se guardiamo al mobile come un canale aggiuntivo rispetto al web, no? Quindi un qualcosa che estende le funzionalità del web con funzionalità, ad esempio un'applicazione mobile di solito ha funzionalità aggiuntive, location, mobile payment, non so, può ricevere sms, può fare molte cose in più rispetto a un applicativo web. Quindi partiamo proprio dal web per analizzare l'immagine e vediamo come tramite web il dispositivo, accedendo con wifi, 3G network, VPN, può accedere a un cloud storage, app stores, a siti web, a servizi web, a rete aziendale. Dispositivo che può essere composto da un hardware, no? Quindi con diciamo parti radio, GPS, sensori, un sistema operativo con un kernel, il file system, drivers, librerie software e un insieme di app, alcune in esecuzione, che qui sono divise in corporate, consumer, built-in, preinstallate e malicious, cioè applicazioni che hanno lo scopo di prendere informazioni o comunque di effettuare attacchi. Quella parte, diciamo, è abbastanza complessa da gestire, cioè il fatto che i dispositivi possono usufruire di reti cellulari, che attaccano la rete cellulare, quindi usufruiscono di servizi come SMS, servizi vocali, utilizzano tecnologie come Bluetooth FC per collegarsi a altri dispositivi e anche tramite estensioni hardware possono collegarsi ad altri dispositivi. Ora, dal punto di vista della sicurezza è utile demarcare alcune aree per concentrare l'attenzione sui dati che transitano attraverso quelle linee rosse. Quindi, ad esempio, dal punto di vista di un'applicazione consumer, è necessario effettuare dei controlli sui dati scambiati con le altre applicazioni che arrivano dalla wifi e anche ad esempio gli sms in entrata se vengono processati ed inviati poi al server. Facciamo questo esempio: arriva un sms c'è un codice malevolo, l'applicazione non controlla, lo invia al web server, il web server neanche controlla. Ecco qui che c'è un attacco che arriva all'interno del sistema. Ovviamente non è tutto, i controlli dovrebbero essere effettuati soltanto, stiamo parlando di mobile, quindi ci concentriamo sulle applicazioni, ma è il server ovviamente che implementa i controlli di sicurezza più adeguati e il server, quindi ad esempio web service,
non deve sostanzialmente dare per validi i dati ricevuti dall'applicazione, neanche se il device ID è tra i in whitelist, quindi tra quelli probabili, insomma, quelli applicabili. Abbiamo fatto una panoramica quindi sui beni da proteggere e sulle minacce. Vediamo ora i rischi di sicurezza sul mobile. Partiamo quindi dall'architettura di una soluzione mobile nel complesso. Sappiamo che esistono applicazioni native. Le applicazioni su mobile si poggiano su piattaforme differenti che usano linguaggi differenti, usano modelli differenti, usano librerie differenti. E questo è un punto di complessità da gestire, anche perché queste piattaforme evolvono continuamente e quindi c'è bisogno di un'attenzione e un aggiornamento delle procedure di sicurezza, come vedremo. Ma non esistono soltanto applicazioni native, esistono anzi, la maggior parte delle applicazioni in circolazione sono applicazioni ibride, ovvero composte da una parte nativa e da una parte web. Però questo è bellissimo, non voglio dire questo sto. Io mi occupo anche di web, quindi HTML5 sacrosanto. Però sviluppare applicazioni di questo tipo in contesti sicuri come di mobile banking necessita di controlli aggiuntivi. Ad esempio, il fatto che la parte nativa comunichi con la parte web crea un canale di comunicazione che può essere usato come vettore di attacco. Pensiamo al caso, per esempio, di un'applicazione in cui è possibile chiamare dei componenti nativi tramite JavaScript. Se l'applicazione carica, diciamo, siti web esterni, questi siti web esterni potrebbero includere del codice che, conoscendo il funzionamento dell'applicazione, vanno a effettuare, insomma, attacchi che poi possono essere, parliamo di attacchi, ma già recuperare un'informazione sensibile è un punto di partenza per effettuare un attacco, come abbiamo visto nel caso di McDonald's in altro contesto. Quando si parla di siti mobile, l'errore che si fa principalmente è dire: ok, guarda, i dispositivi hanno capacità limitate, non posso fare tutto quello che posso fare quando sto su un computer normale, quindi, nel senso, mi faccio il sito mobile, non fa niente, no? Ora, questo può essere vero quando magari facciamo un sito mobile che è responsive, no? Quindi sto utilizzando sostanzialmente la stessa applicazione, sta soltanto dando una vista differente. Però è importante comunque applicare, soprattutto se si sta appoggiando a servizi esistenti, oppure se stai ricreando un'applicazione per mobile, spesso è il caso del mobile banking. È importante portare avanti tutte le procedure di linee guida di sicurezza che ci sono su web. Anche perché non è vero che i dispositivi mobile hanno capacità limitate. Non è più vero. Quindi è sempre meno vero e sarà sempre meno vero. E anche un altro caso da considerare, cioè le applicazioni che contengono un sito mobile. Questo viene fatto, a differenza delle applicazioni ibride che vengono costruite per questioni di esperienza utente, no? Quindi per fare qualcosa di veloce e che comunque utilizzi nuove tecnologie e di qualità, insomma, accettabile. Le applicazioni che contengono, quindi che hanno soltanto una web view, vengono messe sullo store per avere la presenza sullo store. Quindi ho già un site, mi faccio un'applicazione, la metto sullo store e quindi essenzialmente ho la presenza sullo store. Ora, se questa applicazione però è sviluppata, non è sviluppata, cioè non è fatta e messa sullo store da chi ha il sito mobile, ma da un altro tizio che vuole soltanto prendere informazioni sugli utenti del sito mobile,
questo è pericoloso e quindi da controllare. Come vedremo, è un problema di processi, non tanto di controlli di codice. Ora, dati sensibili. Questa è una lista di dati sensibili che riconoscerete. Uno dei dati sensibili è una password, username, l'ID di un device, come ho visto prima, il token di sessione. Sono dati sensibili che sono validi per tutti i contesti. Ovviamente ogni applicazione ha il suo insieme di dati sensibili da proteggere, che possono essere molteplici, di diverso tipo. Parliamo in generale, quindi abbiamo un dato sensibile è sicuramente le password, ma anche le credenziali, come abbiamo detto, di accesso IP private. L'username è anche considerato un dato sensibile, soprattutto in contesti di mobile banking. Il device ID è qualcosa che abbiamo visto prima e che è un dato sensibile, diventa un dato sensibile quando ci sono applicazioni che utilizzano il device ID come solo dato per autenticazione. Non è soltanto il caso in cui un hacker prende possesso del tuo device ID, ma anche quando una persona, il telefono quindi viene rubato, una persona ha accesso alle tue informazioni. Abbiamo detto che le app di social gaming utilizzano come una delle funzioni il device ID per questioni di esperienza utente. Ed è sempre per questioni di esperienza utente che generalmente le app mobile hanno una sessione un po' più lunga, anzi molto più lunga, di un'applicazione web. Questo perché? Sempre perché si crede che su mobile ci voglia più tempo per raggiungere un certo obiettivo, per effettuare un bonifico o comunque per raggiungere dei traguardi impostati a livello business. Questo è un errore che si fa spesso, soprattutto quando si vuole sviluppare applicazioni mobile sicure. Un altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto di poter revocare il token di sessione nel caso un dispositivo venga rubato. Esistono casi in cui il timeout di sessione è talmente lungo che in pratica l'efficacia dei metodi di autenticazione non vale. Ora, questi sono dei casi in cui i dati sensibili creano dei rischi. In generale i dati sensibili dovrebbero stare su un DB. Quindi la prima cosa da chiedersi è ho veramente necessità di salvare questi dati sul dispositivo? Se non c'è altra scelta, bisogna chiedersi ho la possibilità, ho la scelta, ho la possibilità di scegliere dove andare a salvarli, posso impostare permessi di lettura e scrittura sul file, il sistema operativo mi offre delle API per il file encryption. In effetti i rischi di sicurezza per quanto riguarda il salvataggio dei dati sensibili sulla memoria contemplano questi casi. Ad esempio, salvare un username o comunque un dato che ritengo sensibile su un'area di memoria che è accessibile da un'applicazione malevola è un rischio di sicurezza elevato. Offuscare il dato invece di utilizzare degli algoritmi di cifratura è un rischio elevato. E così via, insomma, anche implementare un algoritmo di cifratura invece di utilizzare l'implementazione offerta dal sistema operativo che è collaudata è un rischio di sicurezza. Il codice, come ho visto, è un bene da proteggere. Nel codice si possono trovare informazioni. Forse non è chiaro perché è così facile accedere al codice di un'applicazione.
Pensiamo un attimo alle mobile widget, chi ne ha sentito parlare? Applicazioni completamente in JavaScript, sono piattaforme che offrono, diciamo, questo tipo. C'era Ovi Store che offriva delle widget di questo tipo, Vodafone 360. Lì il caso è palese. JavaScript lo conosciamo tutti, anche chi viene da web, è qualcosa che è visibile. Quelle applicazioni sono così. Sono visibili, quindi tutto quello che scrive all'interno del codice è visibile a chiunque. Però è anche il caso di applicazioni Android, di applicazioni iPhone, perché ci sono tool che effettuano reverse engineering, per cui è veramente facile accedere al codice. Quindi è importante che all'interno del codice non ci siano informazioni sensibili, non ci sia logica di funzionamento, che l'integrazione dei servizi non venga fatta direttamente nel codice dell'app, ma da un'applicazione lato server compilata al sicuro dietro firewall e dietro controllo. Ovviamente le informazioni che passano sulla rete devono essere messe al sicuro, questo è l'HTTPS, diciamo. Quindi il caso più particolare è la cache. Ovviamente in cache possono finire informazioni sensibili. Se vuoi sviluppare un'applicazione mobile che sia sicura, devi assicurarti che la cache, almeno in alcuni punti, sia disabilitata e assicurarti che funzioni, che non cache veramente. Ad esempio, se stai lavorando sul browser, puoi anche mettere direttive di cache, se il browser non le supporta o non funziona in alcuni casi, insomma, è bene saperlo. I log ovviamente applicativi non devono contenere informazioni sensibili. Il caso dei file temporanei è più relativo non soltanto allo sviluppatore, che non ha sempre colpa allo sviluppatore, anche il sistema operativo ogni tanto fa delle cose che non dovrebbe fare, però il compito comunque dello sviluppatore è andare a correggerlo, perché è sempre lui quello che ci va di mezzo. Ad esempio su iOS, quindi sugli iPhone, il sistema operativo che fa? Un attimo prima che il tuo schermo si spenga, salva la schermata attualmente visualizzata in una directory temporanea del file system. Questo perché una volta che lo schermo si riaccende riesce a far vedere la schermata prima, e quindi nel mentre il dispositivo si sta sostanzialmente riprendendo, riesce a ottenere un'esperienza utente migliore. Se in quello screenshot ci sono dati sensibili, se uno vuole veramente fare qualcosa, sviluppare un'applicazione che sia sicura, nel caso del mobile banking, è importante che o che il sistema operativo non lo faccia, o che lo sviluppatore offuschi in qualche modo quelle informazioni. Quali input considerare affidabili? Nessuno di questi, perché tramite NFC, tramite QR code, tramite SMS può arrare, come dicevo prima, ad esempio l'SMS del codice malevolo, che può compromettere l'intero sistema, nel caso neanche poi il server effettui i controlli. È importante inoltre chiedere sempre all'utente se vuole permettere una determinata azione, ad esempio una chiamata o l'invio di qualcosa, e non farlo semplicemente in modo silenzioso. Vediamo quindi i controlli. Allora, OWASP è un'organizzazione il cui focus è migliorare il livello della qualità del software per quanto riguarda la sicurezza, quindi il livello di sicurezza del software. Qui a Better Software dobbiamo migliorare la qualità del software, quindi più o meno ci siamo. Ora, nel 2011, quindi recentemente, OWASP ha lanciato il Mobile Security Project. Questo, vi dicevo, è un tema relativamente nuovo.
Mobile Security Project è un progetto che vuole fornire a team di sicurezza e a sviluppatori tutte le risorse per sviluppare e mantenere applicazioni mobile che siano sicure. È un progetto in sviluppo, direi embrionale, e anzi è in cerca di contributors, quindi fornisce già delle linee guida, sono al lavoro su questo tema. Powas.org trovate molto materiale sul tema. Powas fornisce delle linee guida per gli sviluppatori. Chi qui sviluppa sa quanto sono importanti gli standard, soprattutto su web. Se uno sta sviluppando un'applicazione che vuole che sia sicura e dei requisiti di sicurezza, è importante avere degli standard di sicurezza da seguire. OWASP fornisce linee guida per i tester, quindi affinché il testing non sia soltanto black box o penetration test, ma si faccia anche con review, ovvero che i tester abbiano la conoscenza dell'intero sistema, dei componenti software e sappiano anche entrare nel codice, saperlo leggere, in modo da accelerare l'identificazione di problemi e quindi sapere indicare anche agli sviluppatori dove e il modo di risolvere il problema. OWASP fornisce anche linee guida a più alto livello, quindi per le organizzazioni. In che modo? È importante che le organizzazioni abbiano, che le aziende abbiano abbiano tutti gli elementi per poter prendere decisioni. Quindi decisioni e quindi implementare quindi la sicurezza. Questo perché? Quali sono i maggiori rischi di sicurezza per le organizzazioni? Sono sicuramente la reputazione, ma anche i costi di ripristino dei sistemi successivamente a un attacco. Implementare la sicurezza per un'azienda vuol dire inserirla nei processi esistenti e quindi coinvolgere tutti. Tutti intendo anche gli sviluppatori, tester, management, ma anche l'utente nella conoscenza delle problematiche di sicurezza, perché anche l'utente gioca un ruolo importante nel combattere questi gli attacchi più comuni, penso al phishing, no? Viene in mente, o altri. Questo è Scrum, l'ho messo perché domani si parla di Agile, ho detto vediamo un po'. Quello che voglio dire, volevo portare un po' una convinzione personale legata alla sicurezza, comunque a tutte le quando si parla di tecnologie innovative o comunque che cambiano, che evolvono rapidamente. Secondo me la cosa più importante da considerare in questi casi sono le persone, cioè è importante che le persone, qualunque ruolo coprano, si sostanzialmente facciano squadra, si confrontino e maturino insieme la consapevolezza di un framework di sicurezza che sia aggiornato, che crescano insieme. E questo è qualcosa che nella mia esperienza ho avuto, quindi mi sono confrontato con diverse persone in eventi come questi, ma anche al lavoro e nella mia vita è una cosa importante, soprattutto quando stiamo parlando di qualcosa di nuovo. È stato l'HTML5, è stato il mobile a suo tempo, e eventi come questi sono il pane. Ho finito, ringrazio per l'attenzione.
Questi sono i miei contatti e le persone che mi hanno aiutato, diciamo, nel preparare questa presentazione. Sarò qui oggi e domani in giro a seguire gli altri talk, quindi sono a vostra disposizione. Intanto abbiamo ben 13 minuti per le domande. Ringraziamo Francesco. Quindi se ci sono domande abbiamo un po' di tempo. È un tema... non so, vi ho raccontato... Sì, ok. Volevo sapere se esiste... volevo sapere se esiste un altro modo per poter identificare un device Apple durante delle chiamate, un device mobile, al di là del device ID, perché mi sembra aver capito che Apple sta rejectando le app che utilizzano il device ID per identificare. Sì, non so se le sta rejectando veramente. Io so che ha deprecato il device ID dall'SDK. Probabilmente nelle prossime versioni dell'SDK non ci sarà. Proprio per essenzialmente respingere un fenomeno di questo tipo. Però ci sono altri metodi. Se un'applicazione vuole, uno sviluppatore, comunque un'applicazione vuole implementare quell'esperienza utente in cui io accedo, per esempio, a un'applicazione di social gaming che può essere Zynga, entro, voglio giocare a poker, mi scoccia sostanzialmente inserire username e password perché mi scade la sessione, soltanto perché mi sto collegando a degli account di social network. Un modo per farlo c'è: si può utilizzare il numero cellulare, oppure nel caso di uno smartphone, ma anche l'email del telefono. Quindi ci sono altri identificativi univoci. Veniva usato il device ID in Apple per questioni di sostanzialmente perché veniva fornito dal sistema operativo e non c'era nessuna linea guida che ne sostanzialmente ne vietava l'utilizzo. Qualcun altro? Cosa su Matt, voglio sapere come andrà a finire poi con la famiglia, perché lui ha perso tutte le... a me è successo, non è stato un fenomeno di sicurezza, ma ho comprato un iMac bellissimo, cioè con tutte le mie foto, la mia musica, e me l'hanno rubato e ho perso completamente tutto quello che avevo. Stessa cosa è successa a Matt Onan. Sostanzialmente con un attacco di questo tipo, quindi per una disattenzione di Apple ha perso le foto dei figli quando erano piccoli, ha perso tutto, è un uomo distrutto. L'ho visto, poi è riuscito a recuperare qualcosa, quindi è andato bene. Però è stato un colpo, l'ho messo come prima slide proprio perché è stato veramente... ha avuto un impatto poi insieme ai device ID, quindi Apple, e quindi il call center di Apple. In questo momento c'è, Apple sta sostanzialmente, dal punto di vista mediatico, sotto accusa per diverse mancanze. Ed è qualcosa sostanzialmente che fa pensare non tanto a livello di, ok, gli sviluppatori di social gaming stanno implementando autenticazioni non sicure, ok, ma anche a livello di processo. Apple non puoi sostanzialmente dare accesso a un account soltanto chiedendo informazioni di quel tipo. Amazon alla fine, c'è stata una falla anche nel processo di Amazon. Però è necessario, come dicevo prima, che anche a livello di organizzazioni, e quindi tutte le organizzazioni, non soltanto gli sviluppatori, seguano un framework di sicurezza che sia comune per evitare problemi di questi tipi, che poi
danneggiano l'utente. Proprio a proposito di questa cosa qui di Matte, che ora mi ha fatto tornare in mente, nel momento in cui avviene, cioè scopri che c'è stata una, è penetrato in qualche modo nel sistema qualcuno, c'è una specie di ordine di verifiche da fare, perché appunto, siccome la cosa si dirama su vari account e così, quali sono quelli prima da verificare o comunque cosa fare dopo che è successa una cosa del genere? Mi rendo conto che è vastissima la domanda, ma... Allora... Grazie. Sì, è vastissima. Allora, possiamo per esempio collegarci alla minaccia collegata alla reputation, quindi il fatto di non loggare sostanzialmente dei tentativi di attacco. Questo non è il caso, perché... penso che, spero, che Apple tenga traccia sostanzialmente delle chiamate effettuate al call center, ok? Quindi Apple ha le informazioni, in questo caso ha le informazioni per ricostruire cos'è che è andato storto, senza che lo dettaglino gli hacker. Questo è un punto. Ho letto recentemente che Apple sostanzialmente ha rafforzato, ma sempre in seguito a un attacco, il suo processo. Inizialmente ha detto che era colpa dei centralinisti, però diciamo è un problema di processo. Lo stesso problema di processo l'ha avuto anche Amazon. I metodi per rimediare successivamente. Di Matt. Matt è andato da dei tizi. Come ti assicuri poi di riesci dal sicuro una volta che ti è successa una cosa del genere? Beh, innanzitutto poteva non collegare i vari account, però non è una cosa che lo faccio anch'io. Cioè, account Google lo usi per Twitter, non si può fare questa cosa. Però una cosa che avrebbe potuto fare, sicuramente non salvava i dati del suo iPhone, perché... la falla di Amazon si propagava anche in Apple, e quindi da lì si aveva accesso, diciamo, a Apple per cancellare i dati. Però magari utilizzando un'autenticazione che si chiama di due fasi di Google, quella con l'invio dell'SMS, avrebbe potuto salvare il suo account Google. Apple non fornisce un'autenticazione di questo tipo, e quindi è qualcosa di cui manca e che dovrebbe essere e che io ho sull'account Google, la verificazione in two-step verification, che si chiama così. Molti account anche in realtà bancari non hanno questo tipo di verifica, che dovrebbe essere, a mio avviso, uno standard di sicurezza, una linea guida da seguire per costruire applicazioni sicure. Domande? Anche banali, non... Potrei aggiungere che potremmo usare anche strumenti come LastPass per evitare di avere password tutte uguali nei nostri account. Anche sì. sì. La password è una password abbastanza semplice, è un rischio di sicurezza in tutti i sistemi, quindi... Non solo, anche avere la stessa password, anche se è difficile, su account differenti, quando ne ha compromesso uno, ne ha compromessi tutti. Chi di voi ha la stessa password su tutti gli account? Ok, adesso ci siete sotto attacco, D'accordo, anch'io. E se no chi se la ricorda?
però se hai una verifica a two step come Google non c'è problema perché mi arriva comunque un codice sul telefono. Considerato sicuro, sì. A meno che, diciamo, un attaccante riesca a prendere il possesso del dispositivo o riesca a cambiare il numero del telefono impostato sull'applicazione web. Ora che ho detto che c'è la stessa password su tutti gli account, quello che sto per dire sembra molto grave. Allora, io mi occupo di transazioni per la mia azienda e lì non uso le stesse password. Ovviamente sono uno sviluppatore, mi occupo di svolgere varie transazioni con compagnie telefoniche, quindi attraverso credito telefonico oppure anche attraverso PayPal e vari sistemi di pagamento con carte di credito. Lavorando nel back-end, quindi dietro firewall, non ci siamo mai preoccupati troppo della sicurezza, non è mai successo niente finora. Ora, però sarebbe carino cercare di evitare i problemi prima che si verifichino. Visto che non conosco molto bene l'argomento della sicurezza, quali potrebbero essere diciamo, i campanelli d'allarme che possono mettere in rilievo possibili problemi prima che si verifichino? Devo aspettare la tragedia oppure c'è un modo per accorgersene prima? Che questa domanda è Sì, molto generale. guarda, l'alternativa ad aspettare l'attacco, che poi è un metodo comune, no? Stanno utilizzando anche aziende un po' più grandi. come Apple, è diciamo integrare dei processi da sicurezza all'interno dei processi, qualunque processo sto utilizzando, anche processi agili, visto che siamo in tema. È possibile introdurre l'argomento, quindi sostanzialmente cominciare a dire ok, vediamo un attimo su OWASP se stiamo facendo qualcosa che non va. Cerchiamo di, secondo me l'unico modo per prevenire è la conoscenza, quindi anche a livello di sviluppo sicuramente, ma anche a livello di, come possiamo dire, organizzazione aziendale, di processi. Cioè qualcuno, il tuo capo, ti deve dire guarda che stiamo facendo qualcosa che implica la sicurezza. Cercare di approfondire l'argomento, vediamo se riusciamo a far crescere all'interno dell'azienda, anche senza rivolgersi a dei consulenti, magari non ce n'è bisogno in quell'ambito. Una consapevolezza di sicurezza, magari anche facendo corsi di formazione in tal senso. Però io comincerei da risorse open source, cioè da risorse che sono alla portata di tutti, anche da un confronto interno tra chi lavora, chi sviluppa, chi è ingegnere, ne ha sentito parlare di sicurezza e probabilmente le nozioni che ho avuto all'università sono anche sufficienti. Per gestire la sicurezza, se poi magari segue talk come il mio, comunque si interessa all'argomento. Sono piccole accortezze, in caso, non stiamo implementando un firewall, sono piccole accortezze che ci consentono di evitare attacchi. Dobbiamo terminare qui, grazie ancora a Francesco. Grazie a voi.